Rodos, io sono Gronox, ben ritrovati nel mio canale. Oggi finalmente siamo di nuovo su Clash Royale, ma andremo a fare una cosa molto particolare. Sapete che io voglio coinvolgere il più possibile i miei iscritti, e quindi cosa andremo a fare oggi? Una challenge con il mio clan. Come vedete già sto nella schermata chat del clan, in pratica ho avvisato i membri del mio clan che avrei fatto un video in cui ci sfidavamo facendo delle challenge. Ok, li ho un attimo avvisati che sto registrando. In cosa consiste questa challenge? Un membro o più membri mi diranno un deck da mettere, ad esempio solo rare, solo comuni, solo epiche, cose del genere. Metteremo sia io e sia il membro che mi ha sfidato le stesse cose, ad esempio tutte rare e tutte comuni. E ne uscirà il disagio più totale, perché vi lascio immaginare che deck strani ne usciranno fuori, quindi ci divertiremo un mondo. Ok, ho chiesto un attimo ai ragazzi cosa dovevamo mettere per iniziare la sfida. Ovviamente saluto Lucio11 che sta salutando YouTube e anche Giallu. Ok, ha detto che devo mettere solo epiche. E ora devo fare un attimo un deck con tutte epiche. Vi lascio immaginare il disagio del deck che ne uscirà fuori. Allora, mettiamo l'Orda di Scheletri, che è un'epica. Poi mettiamo la Mongolfiera, che anch'essa è epica. Che altro posso mettere? Lo scheletro gigante. Poi mettiamo Furia. Ma spero di farcela, nel senso di averle tutte queste epiche. Ok, per il momento ne abbiamo 4. Ne mancano altre 4. Quale epiche posso mettere? Il principe. Manca l'ultima epica e mettiamo il cucciolo di drago. Oddio, guardate il costo medio degli elisir. 4.6. E ho tutte pozioni. Cioè, guardate qua. Ho la fulmine, la gelo, la furia. Che deck ignorante che è uscito fuori. Ora ci divertiamo. Ok, partiamo con Lucio. Perfetto, iniziamo questa amichevole. Mamma mia, il disagio più totale. Ok, vediamo un po' come iniziare. Mettiamo lo scheletro gigante dietro la torre destra. Vediamo lui come si comporta. Allora, io non so minimamente come comportarmi con questo deck, perché non fa parte dei miei soliti deck. Quindi il disagio è più totale, come già vi ho detto prima. Ha usato la gelo, ma l'ho usata anche io. Però l'ho sprecata, secondo me. Mi sa di sì. Ok. Non so come, ma sono riuscito a buttargli giù la mongolfiera. Nel frattempo sto piazzando un principe a destra, puramente a caso. Perfetto. Cazzarola. È inutile che uso la furia. Però mi metto l'orda di scheletri per distruggergli lo scheletro gigante. È quasi distrutto. Perfetto. Non so nemmeno io come sto facendo, devo essere sincero. Sto comportando puramente a caso, in base al deck che ho al momento. Ora lui ha il cucciolo di drago. E come glielo butto giù questo cucciolo di drago? Non glielo butto giù, bensì piazzo lo scheletro gigante a destra. Perfetto. Allora, in questo modo mi ricarico gli elisir. Lui ha messo la mongolfiera. Con la fulmine non gli faccio chissà cosa, però almeno glielo ha battuto. Proprio ora doveva mettere il principe. Porca miseria. Mettiamo un cucciolo di drago. E lui sta giocando meglio di me. Addirittura un altro. Mi ha fregato di brutto, ragazzi. Lui ce l'ha anche al 2 il principe. Io ce l'ho a 1. Quindi sto in svantaggio. E infatti mi ha buttato giù la torre di sinistra. Niente. Se la sta cavando molto bene Lucio 11. Bravo Lucio 11. Ormai mi ha quasi triturato. Ok, facciamo così. La gelo puramente a caso. Non so nemmeno io perché l'ho buttata. E buttiamo anche la furia. Mi ha fregato comunque. Niente da fare. Forse mi butta anche questa. Sì, me la butta giù. Bravo, bravo. Bella giocata. Se la sta cavando molto bene. Invece non so proprio usarlo questo deck. Ormai l'abbiamo persa. Addirittura un altro ne ha piazzato. E vabbè. Bella partita comunque.
Complimenti a Lucio, che ha buttato la torre di sinistra a terra, ma ormai è troppo tardi. Davvero una bella partita. Bella partita. Grande Lucio 11. Perfetto, la prima sfida è andata. Ragazzi, ora parte la seconda sfida con Gianlu. E faremo solo comuni. Quindi ora devo fare un deck con solo comuni. Ok, andiamoci a mettere le comuni. Su questo abbiamo una vasta scelta, quindi mettiamo sicuramente le frecce perché sono molto utili. Poi mettiamo i goblin lancieri che fanno il culo, quindi li mettiamo che sono ottimi. Poi mettiamo il bombarolo che è molto figo, mi piace molto come truppa il bombarolo. Poi mettiamo la Tesla proprio a bastardi. Ok, mettiamo anche il cavaliere. Poi mettiamo i goblin. Mi mancano altre due carte. Sì, altre due carte comuni. E quale posso mettere? Sì, metto gli scheletrini. Mi manca l'ultima comune. E mettiamo gli arcieri, perfetto. Ecco un altro deck disagio. 2.6 di costo medio di Elisir. Quindi andiamo proprio in modo perfetto per quanto riguarda gli Elisir. Direi che stiamo bene così. Ok, ora parte la sfida con Gianlu. Vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo un po' cosa ne esce fuori da questa battaglia. Sicuramente sarà il disagio anche questa, come quella di prima. Ci divertiremo sicuramente perché qua il costo medio è davvero basso. Guardate qua, già ho piazzato tre truppe in 3 secondi. Mettiamo anche i goblin lancieri. Aspettate un attimo, ma l'orda di Sgherli non ricordavo che fosse comune. Altrimenti l'avrei messa anche io. Dopo ci devo far caso, perché se non era comune, mi incazzo, perché avevamo detto solo comuni. Ok, abbiamo piazzato entrambi la Tesla. Direi di buttare il cavaliere dietro la torre destra. Poi mettiamo un bombarolo vicino alla Tesla. Sì, in questo modo. E buttiamo anche i goblin lancieri. Vediamo come ce la caviamo. Perfetto. È andata bene. Facciamo andare anche i goblin. Ok. Andiamo anche gli scheletri, che sono utili quanto una bottiglia d'acqua vuota. Però meglio lanciarli che non lanciarli. Stiamo facendo bene o male le stesse mosse, quindi stiamo alla pari per il momento. Rimetto il cavaliere a destra. Metto poi gli arcieri. Cazzo, ma i goblin non sono comuni. I barbari volevo dire, scusate. E quindi sto in svantaggio io. Non va per niente bene. Dopo glielo devo dire a Gianlu. Stai barando, non va bene, Gianlu. Ok, mettiamo gli scheletri. Mettiamo la Tesla. Ok. Ora mettiamo i goblin. Mettiamo anche il bombarolo. Ci sta, gli arcieri li mettiamo. E anche lui ha piazzato gli arcieri. Però il bombarolo li ha fatti fuori. Grande bombarolo. E forse finisce in pareggio, sapete ragazzi. Però dovete considerare che lui ha truppe non comuni, quindi è in vantaggio. Non vale però. E nonostante ciò sto riuscendo a contrastarlo. Ok, ha messo di nuovo la Tesla. Mettiamo gli scheletri, sì. Mettiamo anche goblin. Spammiamo con tutte le truppe che abbiamo. Buttiamogli giù l'orda di Sgherli. Ok, piazzo un'altra Tesla e il bombarolo, che mi ha fatto quasi fuori. Ok, sono partiti i tempi supplementari. Io nel frattempo butto qualsiasi truppa mi trovo sotto tiro. Gli arcieri, bombarolo. Guardate qua il disagio. Però me li ha fatti fuori facilmente, quindi è stato un po' inutile. Ok, due Tesla sono perfette. Va bene così, mettiamo il bombarolo con il cavaliere. E l'orda di Sgherri però rompe i coglioni. È alla pari. Mettiamo un'altra Tesla per sicurezza. Goblin lancieri.
Stiamo facendo quasi le stesse mosse alla fine. Ok. Abbiamo ucciso i suoi sgherri. Mettiamo un cavaliere. Lui addirittura le tesle le sta mettendo davanti alla torre. Ottima strategia. Piazziamo gli arcieri e il bombarolo. Il bombarolo è ancora vivo per fortuna. Piazziamo di nuovo gli scheletri. Questa partita è davvero interessante, ragazzi. Stiamo alla pari. Nessuno riesce ad avvicinarsi alla torre. Vediamo un po'. Ok, piazzo la tesla. Niente, non riesco ad avvicinarmi. Ok. Ah, ha cambiato fronte. Mossa intelligente. Però è inutile perché piazzo un'altra bella tesla. E di qua piazzo gli arcieri. Volevi fregarmi da sinistra, caro Giallo. Proviamo ad attaccare anche noi da sinistra. Nel frattempo piazzo un'altra tesla. Piazzo anche il bombarolo. Ok. Mancano ormai 25 secondi al termine. Però devo dire che non è male questo deck. Cioè, è molto interessante. Buttiamogli le frecce per levare dal cazzo l'orda di sgherri. Forse riesco ad avvicinarmi alla sua torre di sinistra. Ormai finisce in pareggio. Però è stata davvero una partita molto figa. Ok, finisce in pareggio. Ragazzi, ho fatto una figura di merda perché sono andato a controllare e i barbari non erano rari, erano comuni. Quindi, ok, scusami Giallo. Infatti sta ridendo anche lui perché ha capito che ho fatto una figura di merda. Quindi è stata una partita molto interessante. Ok, un altro membro del clan mi ha sfidato. Ares, in poche parole, mi ha detto che dobbiamo mettere solo le rare. Quindi, un'altra volta il disagio più totale. Però secondo me stavolta ci divertiamo ancora di più perché con le rare esce una cosa abbastanza bilanciata. Quindi mettiamo il gigante, il mini pecca, la valchiria, il moschettiere. Però devo vedere se ho tutte rare, eh. Attenzione, dovrei averle però. Ok, altri tre slot da mettere. Mamma mia, la capanna dei barbari. E cosa ne esce fuori ora? Mettiamo anche la lapide. Mamma mia, proprio da bastardo sto deck. Mi manca l'ultima rara. Come ultima rara direi di mettere la palla infuocata. Anzi, voglio apportare una modifica. Vorrei levare la valchiria e mettere al posto della valchiria la capanna dei goblin. Quindi il costo medio è salito a 4.6. Però partiranno le bestemmie da parte di Ares sicuramente. Ok, ora ne esce fuori il devasto. Come prima mossa piazzerò la capanna goblin dietro alla torre di destra. Vediamo un po'. Ok. Poi metterò la capanna dei barbari. Secondo me abbiamo quasi lo stesso deck. Ha già piazzato il gigante, attenzione. Quindi dobbiamo un attimo cercare di contrastare il gigante. So già come fare, gli piazzo una bella torre bombardiera proprio a stile bastardo qua in mezzo. Forse riusciamo a farlo fuori abbastanza facilmente. Gli mettiamo il mini pecca per rompergli il cazzo. Perfetto, gliel'abbiamo fatto fuori. Nel frattempo a destra sta succedendo il male. Non stavo nemmeno controllando per devastare il gigante. Comunque, al momento siamo più o meno alla pari. Le ha messo la valchiria a destra. Ne ho messo un bel moschettiere. Cazzo, mi ha messo il mini pecca. Non va per niente bene questa cosa. Ok, gliel'abbiamo distrutto con la palla infuocata. Il problema di questo deck è che consuma troppi elisir. E come potete vedere, per fare una mossa devo aspettare sempre un sacco di tempo. Direi di piazzare la torre bombardiera. Sì, sembra la mossa più giusta. E abbiamo ucciso il moschettiere. Vorrei buttare il gigante a destra. Vediamo cosa succede. Cazzo, proprio quando ho piazzato il gigante mi ha piazzato la torre bombardiera. Stiamo facendo ricaricare gli elisir nel frattempo.
magari faccio andare il mini pecca insieme al gigante. E perché no anche il moschettiere. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Mettiamo nel frattempo una capanna dei goblin dietro alla torre. Il gigante penso che me lo fa fuori. Sì, penso proprio di sì. Mettiamo anche la capanna dei barbari. Al momento sta in vantaggio lui. Però gli piazzo un gigante qua, così lo metto un po' in difficoltà. Mancano 30 secondi. Mettiamo il mini pecca, così distruggiamo il moschettiere. E piazzo anche io un bel moschettiere a sinistra. Mamma mia, non si capisce proprio niente. Ok, mettiamo di nuovo una capanna dei goblin. Forse finisce anche questa in pareggio. Butto una palla infuocata lì. Ok. Piazzo di nuovo il gigante a sinistra. E piazzo una bella lapide. Ho fatto un errore gravissimo. Ho fatto un errore gravissimo, ragazzi. Non me ne ero accorto di quello che aveva fatto lui, perché stavo un attimo concentrato a destra e mi ha fregato per bene. Comunque direi che per oggi tre sfide siano più che buone. Se volete altre challenge del genere, mi raccomando, spolliciate, arriviamo a tanti like ed entrate nel mio clan, perché come vedete io non sono come gli altri che non caga minimamente i propri membri, bensì cerco di fare delle attività con loro in modo da coinvolgere tutti quanti e per giocare tutti insieme e divertirci. Ok, avvisato i membri del clan che per oggi purtroppo termino, infatti ci sono rimasti male, però non posso fare 37 sfide in un solo video. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate tanti like, quindi se volete fare anche voi una challenge con me mi raccomando di entrare nel clan e di iscrivervi soprattutto. Perché iscrivendovi resterete aggiornati sulle varie attività che svolgerò. Lasciate anche un bel commento per dirmi cosa ve ne pare di questo format e quindi queste challenge con il clan. Se vi va condividete il video e non dimenticatevi assolutamente di seguirmi su vari social network che trovate in descrizione, che sono Facebook, Instagram e Snapchat. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!